entusiasmo che si vede proprio anche a vista d'occhio e fa piacere. Sono felicissimo di essere qua e già sentire queste voci per me è davvero incredibile. Vogliamo vedere segnare Higuaín, però chi non ci deve far prendere gol sei Esatto. tu, quindi insomma hai una responsabilità mica da poco in coppia con Romagnoli, insomma il 33 e il 13, siete il futuro, vi sentite di poter dare tanto a questo Milan? Sì, sappiamo che per vincere bisogna avere un'ottima difesa, lo dice il campione italiano, chi prende meno gol alla fine è quello che vince, quindi abbiamo questa responsabilità e speriamo di fare il nostro meglio. Anche perché Gennaro Gattuso è un allenatore che punta tanto sulla fase difensiva, quindi sarete tartassati, preparati in allenamento. Sì, sicuramente, so che è un grande allenatore che guarda molto i dettagli e sono davvero felice di lavorare con lui. Senti, questo numero 33 ai milanisti che sono qua sotto e stanno urlando per voi, fa venire in mente un nome solo, è lo stesso che ha spinto te a sceglierlo? No, lui è un giocatore incredibile. Io vedevo giocare insieme a Nesta, è sempre stato un riferimento e spero di fare almeno la metà di quello che ha fatto lui. Quindi al di là di Thiago Silva, l'anno scorso hai usato il numero 13, anche in questo caso un omaggio al milanismo, hai detto di essere sempre stato un grande tifoso dell'Atalanta, però questo Milan ogni tanto lo osservavi, eh? Sì, salta sempre fuori il Milan alla fine, perché per vedere giocare questi campioni devo vedere il Milan e quindi essere qui oggi è davvero fantastico. Immagino che negli ultimi giorni ci siano stati un sacco di sentimenti, di emozioni, anche magari contrastanti in te. Qual è quella che prevale in questo momento, più o meno, questo Adesso momento? è la felicità perché davvero ho visto l'entusiasmo che c'è, ho visto che c'è voglia di fare bene e speriamo davvero di essere all'altezza. Abbiamo anche parlato del tuo numero 33 in riferimento a Thiago Silva, però anche Leonardo l'ha indossato, quindi ci puoi dire come è nata questa trattativa, come l'hai vissuta tu e il rapporto anche con Leonardo, che ho visto che anche con Gonzalo è già molto affiatato. Sì, Leonardo è davvero una persona splendida, è una persona che dice quello che pensa, è una persona davvero diretta e semplice, però già quando l'ho visto in televisione mi aveva dato un'ottima impressione e da lui ancora di più. E l'altra domanda cos'era? Leonardo e Higuaín, naturalmente, l'affiatamento. Auguro a Higuaín di fare il record di gol quest'anno, davvero perché se lo meriterebbe, è un giocatore fantastico. Almeno adesso non deve più preoccuparsi di andare sull'altro lato, come ci hanno raccontato in conferenza, perché non vuole incontrarti sulla sua strada. Insomma, te lo aspettavi anche tutto questo rispetto da parte di Gonzalo Higuaín? No, perché in realtà quando non lo prendevo io dovevo tirare una bella stecca, quindi ho detto, meglio per evitare, allora ho detto che andava dall'altra parte. Magari se lo piglierà Conti in allenamento. C'è tanta Atalanta in questo Milan. Conti, tu, Caldara, che sì che hai anche incontrato al Cesena, fra l'altro. Ci puoi raccontare com'è il rapporto anche con questi due ragazzacci rossoneri? E cosa ti hanno detto quando hanno saputo del tuo arrivo al Milan? Io con Andre ho avuto un rapporto che dura fin dalle giovanili dell'Atalanta e quindi sono felice di essere qui adesso. Fin quando c'era l'inizio della trattativa mi scriveva messaggi come anche Frank in continuazione vieni qui con noi e alla fine si è avverato. Franca, dicono sia matto, ti preoccupa questo ritorno, insomma, il rischio di una stanza in condivisione con Franca, sì? No, sono abituato, è anche simpatico e sono felice. Intanto ci sono i cori anche per te, Mattia Caldara, uno di noi, ieri ti hanno urlato, tu sei uno dei nostri, Mattia, lo diciamo, Forza Milan, per la prima volta magari con Milan TV. Sì, assolutamente sono dei vostri, Forza Milan. Grazie, Mattia. Grazie a voi. Uscita Federica Zille con la sua tranquillità e il suo savoir-faire a sciogliere un po', anche a rendere un po' più familiare il voto.